Ho conosciuto Vittorio Arrigoni l'anno scorso a gennaio al Cairo, quando era entrato in contatto con me per cercare di ottenere un favore, per così dire, ma non il tipico favore che si richiede a un parlamentare europeo, a un politico, il favore di aiutarlo a rientrare nella striscia di Gaza, dove mi stavo recando con una folta delegazione di parlamentari di vari paesi europei, unico, italiano. Io feci il possibile, conoscevo di già il suo impegno. E cercai, di intercedere anche presso le autorità egiziane e con lo stesso gruppo con il quale ero membro. Ma purtroppo alla fine io entrai a Gaza e Vittorio, con molta amarezza, restò, al Cairo. In quell'occasione non riuscì a passare il posto di Gaza, il posto di controllo di Gaza per entrare nella striscia. Mi resi conto che Vittorio Arrigoni non aveva grandi santi in paradiso, almeno non quel tipo di santi terreni di cui a volte ci si vuole circondare nella nostra, vita professionale. Era una persona con la quale dopo sono rimasto a lungo in contatto, anche per il mio lavoro di membro della delegazione per i rapporti con la Palestina, unico italiano qui al Parlamento europeo. E Vittorio era una fonte di informazione e per molti aspetti era anche una fonte di ispirazione. Certo, non concordavo con alcune delle sue posizioni, non concordavo affatto, però mi era piaciuto molto il suo libro Restiamo Umani, che raccoglieva le puntuali corrispondenze uniche al mondo che inviava dalla striscia di Gaza durante l'operazione militare. E mi piaceva soprattutto questo suo rischiare in prima persona, questo suo coraggio, questo suo non scendere a compromessi, questo suo accettare di vivere sulla propria pelle la vicenda della striscia di Gaza, senza vanità e senza avere rapporti con i poteri forti, il mondo dell'informazione o il mondo della politica o anche il mondo di alcune grosse organizzazioni pro-palestinesi. Forse proprio per questo Vittorio era capace di testimoniare nel senso più profondo della parola, come pochi altri, la vicenda di Gaza. E in questo suo testimoniare riusciva a far venire a galla tutte le contraddizioni europee, le contraddizioni israeliane, anche le sue stesse contraddizioni, ma anche le contraddizioni palestinesi, quelle contraddizioni che alla fine lo hanno portato all'Olocausto, l'hanno portato a una morte così quasi simbolica, una voce libera che viene letteralmente, duramente soffocata. Sono rimasto colpito da quanti pochi politici italiani abbiano voluto ricordarlo a chiare lettere. Qui al Parlamento europeo il Presidente ha rilasciato un messaggio per ricordare Vittorio Arrigoni, ma non ho sentito poi molti altri commenti, anche se le stesse Nazioni Unite, alcuni capi di Stato hanno condannato il suo omicidio, ma non c'è da stupirsi. Vittorio era un italiano diverso dalla maggior parte dei nostri concittadini. Un italiano coraggioso, un italiano che non serviva né la patria né alcuni interessi costituiti. Serviva soprattutto la sua coscienza, serviva soprattutto questo suo sentire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e lo faceva fino in fondo, senza compromessi. E per questo lo ricordiamo bene, ricordando il suo motto con il quale concludeva le corrispondenze, il Restiamo Umani.